Sabato 21 agosto. Gesù si rivolge alla folla e ai suoi discepoli. Sottolinea come nella cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi, dottori della legge, casta sacerdotale. Gesù invita tutti a seguire l'insegnamento della tradizione, i testi sacri, ma non seguire e non imitare le opere di questi scribi, di questi privilegiati, in quanto evidenzia come questi dottori della legge, questa casta sacerdotale, è orientata soprattutto a celebrare se stessa, ad avere posti di privilegio nelle occasioni pubbliche, a manifestare tutto il loro egocentrismo narcisistico. E a primeggiare, questo è. Per cui l'invito è quello, sì, di ascoltare quello che viene insegnato, ma essere molto critici relativamente alle opere, a non imitarli. Gesù in questo modo evidenzia come ci sia una perseverante contraddizione nel modo di porsi dell'insegnamento al popolo e quello che dovrebbe essere il comportamento corretto e coerente nei confronti della Sacra Scrittura. E Gesù invita a non creare idoli sostanzialmente, a non chiamare rabbi colui il quale ama essere chiamato rabbi, perché il maestro è uno solo, a non chiamare padre colui il quale cerca in tutti i modi di autorappresentarsi come padre, perché il padre è uno solo, e a non individuare guide che si propongono, perché la guida è una sola, è il Cristo, è l'insegnamento di Gesù. E il più grande che tale si senta si faccia servo, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. È un rovesciamento radicale antropologico del nostro modo di porci. Insegnamento semplice ma difficile da praticare. Un invito a essere costantemente attenti, a non coniare nuove idolatrie, a essere costantemente orientati all'insegnamento nelle sue origini. Riconosce il padre, il maestro, la guida, non in coloro i quali si autorappresentano come tali, ma nell'essenza stessa dell'insegnamento evangelico. Questo non riguarda solo quel tempo, ma riguarda anche il nostro tempo. Pensate a quante forme idolatriche noi costruiamo, anche relativamente alla scienza, che umile ricerca dell'umano di fronte alla consapevolezza della propria fragilità, della propria umiltà. Ebbene, noi idolatriamo coloro i quali si autorappresentano come assoluti possessori della verità. Ecco, ascoltiamo naturalmente quello che la scienza ci dice, ma poniamo attenzione a non idolatrare coloro i quali si presentano come scienziati, perché questa è una nuova forma religiosa che ci allontana radicalmente dall'essenza della vita, che è fatta di ricerca condivisa, di umiltà, dove troveremo l'autentica esaltazione della vita stessa. Buona giornata a tutti.